back in ETV. Ciao amici, benvenuti a Balconi TV Roma. Io sono Mika, questo è il terrazzo dello Yellow Bar e oggi ci sono venuti a trovare Mattia Caroli e i Fiori del Male. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao a tutti, ciao Balconi. Ciao. Come state? Abbastanza stanchi dopo 13 date in giro per l'Europa, forse anche qualcosa di più. Poi mi racconterai un po' di cose e intanto che cosa ci avete portato, che ci suonate? Vi suoniamo il Ancient Queen, che è un primo singolo estratto dal nostro primo album. Perfetto, vinyl in trasparenze, sì. Poi lo faremo vedere anche, okay. Va bene, tutto. Buona suonata, okay. With some red wine and a broken heart, no money, no good and a broken toe. So darling, I'm right for me. I'm hiding myself in this bloody place. Facing the wind of my dreams, as soon as singing. Facing the wind of my dreams, as the old song sings. My love is gone, so I sing alone. I sell my fortune to the Captain Jones. So don't it cry for me. I'm going away, but you better stay. Facing the wind of my dreams, as the song is singing. Facing the wind of my dreams, as the old song band. Going away, no reason for me to stay. To go back, I'm falling down. Light pouring. Grazie. Oh yeah. Mattia Caroli e i Fiori del Male, guardate che bella copia limitata che ho qua, tra l'altro come dicevo prima, in trasparenza. Eccolo. È più sexy trasparenza. Per i più amanti, sì, esatto, delle cose che da toccare. Vogliamo presentare la band completa, sì, Mattia, certo. Vai. Allora, al basso, al contrabbasso di solito, Valerio Brucchietti. Poi abbiamo Lorenzo Di Toro alla batteria, Marco Turani al sax e al clarinetto basso. E poi lui, vabbè, lo presento, ma non è che mi vado. È alla tromba e altri strumenti che adesso non ha, però puoi immaginare. Eh sì, è certo. Nicolò Jacopo.
Bene. Grazie ragazzi, e ci volete raccontare, a parte hai detto che siete appena tornati da queste date, dove siete stati? Siete anche stati ospiti a un altro Balcony TV, prima di venire a Roma. In Austria, al tour, penso che fosse l'anno scorso, ad agosto. Perché il disco comunque è uscito ad ottobre, sì, poi questa è stata la ristampa perché l'avete finito, quindi dici sì, un po'. Sì, abbiamo finito sia i CD che i vinili, però i vinili chiaramente ne avevamo stampati parecchi di meno, quindi adesso ci siamo riforniti, ma abbiamo finito anche questi. Ecco, vabbè, allora questo me lo devo rubare, poi magari certo, così tra qualche anno vale un sacco di soldi, sai, sarà okay. Di quelli rari. E che cosa combinate adesso per promuovere Fall From Grace? Ci sono altre date oppure... Al momento abbiamo fatto da gennaio credo una cinquantina di date, per la maggior parte in Europa. Quindi prima a novembre abbiamo fatto in Italia e poi ne faremo un altro in Italia a gennaio, se non sbaglio, con Rocchetta. Adesso ad agosto lavoreremo alla colonna sonora di uno spettacolo, wow. Avremo varie date in giro qua per il centro Italia e a settembre invece ripartiremo. Comunque di solito abbiamo suonato in Francia, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera. È che il vostro sound è molto international, quindi ci sta. Infatti avete anche l'etichetta Time Zone che è tedesca, quindi... Sì, è un'etichetta indipendente tedesca che ha apprezzato. È stata una scelta vostra, come l'avete trovato così? In realtà avevamo suonato al Mail un anno e mezzo fa e un cantatore tedesco ci ha sentito, ha preso il disco e l'ha portato all'etichetta e loro ci hanno scritto, è stata una cosa molto platonica. Ottimo, fantastico, sì, esatto. Ragazzi, io veramente vi auguro il meglio. Video, cos'è in uscita? No, al momento video... Si possono svelare? No, non lo sai? No, ancora no, non dico niente. Va bene, Scaramanzia. Potete guardarlo, è uscito in anteprima per Rolling Stone Italia e si chiama Bluesman. Fantastico. E quello ancora c'è, è uscito... paio di mesi fa, quindi okay. Per il momento. Però se succederà altro vi aggiorneremo. Fantastico. Ti scriverò personalmente. Grazie, io aspetto la tua scrittura. Ci lasci i contatti così vi possono stalkerare? Sì. Ah, per l'estero è molto complicato perché Mattia Caroli e i Fiori del Male è difficile. Infatti. Però per gli italiani è Mattia Caroli e i Fiori del Male. Su Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes e tutto il resto. Al telefono? Anche il telefono, sì, è 393. Ora esce qua sotto, guarda. Vabbè, l'ha detto tutto. Grazie ragazzi, veramente onorata che siete venuti. Grazie a voi, grazie a tutti quanti. Doppietta di Balcony TV, questa volta a Roma. Questo è sempre il terrazzo dello Yellow Bar. Io sono Mika e ringrazio ancora i miei fantastici acconciatori Contessa Rockhair. Grazie a voi che ci guardate. Ciao, grazie mille. Balcony TV.